Guardi, l'anno scorso dal federalismo alla centralizzazione. Ma delle due l'una, qualcuno che veda le uscite e le entrate. Io non credo però che la risposta sia quella di riportare la sanità in capo allo Stato centrale, perché avremmo numeri, bilanci e prestazioni nettamente peggiori di quelli che ci sono oggi. L'anno scorso Regione Lombardia ha dato assistenza. Non lo so se la Regione Campania sarebbe dico, meglio ma proprio peggio. Perché ma io ho premesso infatti che io, guardi, l'anno scorso è molto efficiente, mi chiedo perché è così corrotta. Tutto l'anno qua. Scorso, io non sono d'accordo sulla seconda affermazione, l'anno scorso Regione Lombardia ha dato prestazione sanitaria a 1,5 milioni di cittadini, non solo lombardi, a 1,5 milioni di cittadini italiani. Lei se lo ricorda su cosa è cascata la Giunta Formigoni? Su una vicenda legata a un assessore che era coinvolto su vicende di criminalità organizzata. Le vicende di oggi non riguardano nessuna, tanto per restare nel tema delle vicende di oggi, nessuna vicenda di Tangente o di Mazzette. Quello che viene contestato, tra l'altro, a un assessore della Lega, che credo voi conosciate anche Garavaglia, perché è una delle persone più trasparenti, è quella di aver girato una mail ricevuta da un'associazione di volontariato che fa beneficenza, girata all'assessore, alla sanità competente, per chiedere cosa sta succedendo, visto che questa associazione che fa svolge il servizio fondamentale. Questo è il problema, questa mail ha prodotto una proroga. Ma questo non è la conseguenza. Comunque, ma io credo che non sia assolutamente la conseguenza. Parlare del caso comunque specifico, io credo che Garavaglia dimostrerà assolutamente la sua innocenza. Volevo dire però che il sistema sanitario lombardo è un sistema sanitario che dà efficienza, conti a posto, che dà sanità a tutti gli italiani, perché io non ho mai sentito il lombardo che andava a farsi curare in Calabria, ma ho sempre sentito giustamente, e ci mancherebbe altro, che un calabrese, un siciliano sia venuto in Lombardia a chiedere assistenza sanitaria. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, poco meno di un mese fa ha detto che se noi applicassimo a tutte le regioni italiane i costi di efficienza e di funzionamento sulla sanità, sull'apparato pubblico lombardo, all'Italia risparmieremmo 23 miliardi di euro. Quello secondo me deve essere un modello di efficienza e di qualità rispetto a quale deve essere parametrato il funzionamento di tutte le altre regioni.